risultati. Avverto che la pubblicità dei lavori verrà assicurata attraverso la trasmissione sul circuito audiovisivo interno, nonché sul canale satellitare, sulla Web TV e sul canale YouTube del Senato. Ricordo che sono stati previsti circa 20-25 minuti per questa audizione, comprensivi di 10 minuti, Presidente, 10 minuti per l'intervento suo, poi domande brevi dei colleghi e ulteriori sue risposte, in modo da poter concludere questa audizione intorno alle 9-9.05 al massimo, perché poi dobbiamo andare in aula. Allora, lei il disegno di legge l'avrà, immagino, studiato, quindi le do la parola per le sue osservazioni, proposte, spero non troppe, anche critiche. Prego. Signor Presidente, buongiorno. Signori senatori, buongiorno a tutti. Sono il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Sono un poliziotto prestato al sindacato. Svolgo l'attività sindacale da... Sono anche fondatore del sindacato... Sì, acceso. Ho fondato il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria al momento della riforma del corpo della Polizia Penitenziaria da agenti di custodia. Sono fiero di aver costituito insieme ad altri colleghi che hanno condiviso questo percorso, questo grande sindacato. Signore senatore, signor Presidente, io oggi voglio rappresentare una situazione che viviamo noi poliziotti penitenziari, perché lo voglio ricordare a me stesso, noi siamo la polizia che lavora in carcere. Abbiamo compito, come mandato istituzionale, come compito primario, la sicurezza da garantire ai cittadini, e attraverso l'osservazione del soggetto che è affidato alle carceri per scontare una pena, anche partecipare con i quadri della Polizia Penitenziaria a quella che è il percorso di trattamento e reinserimento sociale del soggetto condannato. Nel carcere oggi si muore. Circa 70 detenuti si sono tolti la vita, 7 poliziotti penitenziari si sono tolti la vita. Il grave sovraffollamento purtroppo incide negativamente in quella che è la gestione delle nostre carceri. Oggi abbiamo 61.480 detenuti, 58.798 uomini e 2.682 donne, di cui 19.213 detenuti stranieri, con una capienza regolamentare posti letto di 51.234. Il carcere ha perso completamente la sua funzione istituzionale. Tutti i giorni la Polizia Penitenziaria affronta criticità varie. Quando non si offre niente di particolare al soggetto ristretto, è chiaro che lo sport nazionale di tanti detenuti è quello di aggredire la polizia penitenziaria. In questo contesto va inserito la presenza di psichiatrici, di tossicodipendenti, di detenuti che problematici, che in genere non dovrebbero stare in carcere, perché a mio avviso, ripeto, chi parla fa servizio nella Polizia Penitenziaria dal 1969, quindi ce n'è
di tempo e di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Tossicodipendenti in carcere, vi posso assicurare che non ci fanno perfettamente niente. I psichiatrici in carcere spesso sono abbandonati anche dall'ASL, dall'Assistenza Sanitaria Nazionale. Non si può pensare che il carcere di Poggio Reale, con 2.150 presenze dei detenuti questa mattina, abbia due psichiatri, uno che fruisce di 104 e quindi fa tre ore la mattina, e un altro medico psichiatra che fa 8-14. In ambienti molto ristretti, molto angusti e per alcuni versi anche fatiscenti. In questo contesto opera la polizia penitenziaria. Dicevo prima, oggi fare servizio nelle forze di polizia, nella polizia penitenziaria soprattutto, non è più appetibile. Io vado tutti i giorni, sono sul territorio in mezzo ai colleghi nelle carceri e vengo avvicinato dai giovani. Mi dicono: Sadic, segretario, io vorrei venire vorrei arruolarmi, vorrei essere assunto nella polizia penitenziaria. Voi che cosa fate? E tu guarda, noi facciamo l'ordine pubblico all'interno degli istituti per garantire ai cittadini la sicurezza, partecipiamo solo in quelle che sono i quadri, i sovrintendenti, gli ispettori, i commissari, in quella che è reinserimento sociale. Questo dice sì, ma il giovane mi dice sì, ma fin fine io se sono assunto, che cosa devo fare? Dico guarda, tu devi lavorare nelle sezioni detentive e devi gestire l'utenza. E questo mi dice, io dovrei fare 30-40 anni di carcere senza aver fatto nessun reato. E dico, purtroppo le prospettive sono queste, noi non è che possiamo dire andiamo nella polizia postale, andiamo nella polizia... No, noi il nostro lavoro è quello di mantenere l'ordine all'interno degli istituti, il mandato istituzionale, e partecipare attraverso l'osservazione al reinserimento sociale. Ultimo corso, sono stati messi in servizio 1.750 nuovi agenti, ad oggi 350 hanno consegnato tesserine e pistole e se ne sono andati a casa. Hanno detto troviamo di meglio fuori. Qualcuno ha vinto i concorsi e è andato nelle altre forze di polizia. Cioè, sì, la polizia penitenziaria non è più una polizia, un servizio dello Stato che è diventato appetibile come una volta. Non voglio parlare del posto fisso, che è una logica superata dei tempi ormai. Quindi, che cosa chiedo? Uno, dotare la polizia penitenziaria di quelli che sono, se non altro, gli strumenti tecnologici per prevenzione. Noi abbiamo oggi una carenza di organico rispetto alla dotazione di 5.000 unità in meno, nonostante lo sforzo che sta facendo questo governo attraverso le assunzioni straordinarie che il Parlamento ha concesso, seppur in step in 2 o 3 anni, però adesso c'è un concorso in atto di 2.565 unità, a dicembre vanno in quiescenza 2.400 agenti. In pratica rincorriamo sempre quell'uno in più, ma non riusciamo a star dietro ai pensionamenti. Perché? Perché purtroppo i pensionamenti, e dico solo quello dell'ultimo anno, 2.100 pensionati, 1.600 a domanda e per riforma e 500 per limite d'età. Ma io, se mi permettete, vorrei invitare voi un giorno a fianco al nostro poliziotto a far servizio in carcere, un giorno in sezione, per farvi capire quanto è diventato difficile e impossibile oggi stare lì nella sezione detentiva. Cito di nuovo Poggio Reale,
2150 detenuti, 450 poliziotti che fanno servizio a turno. Psichiatrici, a mio avviso, non devono stare in carcere. Tossicodipendenti non ci devono stare in carcere. Beh, oserei dire, considerato che, questo lo voglio dire in maniera molto chiara e poi torno, noi abbiamo nelle nostre carceri da 0 a un anno 7.900 detenuti, da 0 a 2 anni 8.279, da 2 a 3 anni 7.119, per un totale di 23.315 soggetti che in carcere, in applicazione della legge 199, potrebbero stare sul territorio attraverso misure alternative, domiciliare e quant'altro, e sgraveremmo il carcere di 23.000 persone e diventerebbe il carcere più umano. Allora sì che si potrebbe fare trattamento, sicurezza e quant'altro. Perché purtroppo, devo anche dire, in onore della verità, che pochissimi sono i detenuti che, soprattutto italiani devo dire, consapevoli della condanna che hanno avuto, vogliono intraprendere un percorso trattamentale, ma vengono travolti da altri detenuti, io non vorrei passare per essere razzista, ma altri detenuti, soprattutto extracomunitari, che comunque sia tendono sempre di sovvertire o iniziando delle risse tra di loro. La polizia penitenziaria a mani nude deve intervenire per convincere e farli smettere, e le mazzate le portiamo a casa noi, oppure dobbiamo star lì inermi a fare niente. Per questo chiedevamo l'uso del taser da parte dell'ispettore sorveglianza generale, che quando ci sono fatti gravi di risse che non sono arginabili diversamente, possa intervenire e mettere l'ordine all'interno degli istituti. Il body cam, ho visto che nel DDL 1236 è previsto, anche se una modica spesa rispetto alle altre forze di polizia, quindi qui chiederei al loro senatore se è possibile aumentare la spesa per la dotazione dei body cam, perché per noi è fondamentale. Non è sempre vero che il poliziotto penitenziario aggredisce il poliziotto, il detenuto. È vero il contrario, che spesso noi veniamo provocati, veniamo veramente maltrattati dai soggetti che poi ci denunciano anche. E il magistrato, andiamo sospesi da servizio perché indagati, processo, il fatto non è stato commesso, dopodiché finiamo tranquillamente sui giornali e a metà stipendio e fuori servizio. Ecco, la body cam per noi è una sicurezza, per i poliziotti penitenziari è una sicurezza, sicuramente. Quante volte ci sono stati fatti che hanno visto coinvolto la polizia penitenziaria su accuse di alcuni detenuti, e poi cito per esempio il caso di Santa Maria, Capo Vetere. Alcuni di questi nostri colleghi sospesi da servizio hanno fatto rito abbreviato, morale della favola, assolto per non aver commesso il fatto. Quindi, al di là di quello che poi la stampa fa emergere, sì, io sono sempre del parere che la responsabilità penale è personale. Se qualcuno è andato ultra petita, è giusto che risponda di quello che fa. Ma da qui a dire che tutti sono coloro, tutti la polizia penitenziaria aggredisce, maltratta, non è assolutamente vero. L'amministrazione, e devo dire qui, apro una parentesi perché è giusto che lo faccia, con il sottosegretario Del Mastro stanno organizzando anche e formando la figura del mediatore. Quando ci sono fatti particolarmente di rivolte o quant'altro, questa figura va a trattare
come esiste in tutto il mondo, in tutte le carceri di tutto il paese. Va a trattare con la parte dei detenuti che sono rivoltosi. Se si trova un accordo, loro rientrano nei loro ranghi, la polizia penitenziaria riprende la sua funzione. Grazie segretario. Grazie mille. Adesso abbiamo 5 iscritti tra i colleghi e quindi ovviamente la preghiera, lo so che sono antipatico, ma di essere più sintetici possibili. Senatore Basoli, prego. Grazie Presidente, io ringrazio molto il dottor Cacace per per il suo intervento. Io ho grande stima per il lavoro e la dedizione della Polizia Penitenziaria, che conosco molto bene perché io frequento in particolare il carcere di Brescia, ovviamente per ragioni istituzionali, e veramente conosco tanti agenti di Polizia Penitenziaria, veramente di estremo valore anche etico, non solo professionale. Ho apprezzato anche le sue considerazioni sulla situazione attuale delle penitenziarie. Io, insomma, quello di Brescia forse lei magari ha qualche idea, ma insomma credo che sia uno dei peggiori d'Italia quanto a sovraffollamento e condizioni, e quindi è un paradigma della condizione attuale in cui versano i nostri penitenziari. Lei ha fatto alcuni suggerimenti per snellire la popolazione carceraria, che io penso siano assolutamente condivisibili, ma il decreto carcere che è stato fatto purtroppo non ha tenuto in considerazione prospettazioni, e per cui la situazione non è purtroppo cambiata. Io le volevo chiedere però, in relazione al DDL sicurezza che stiamo esaminando, questa cosa. Lei ha appunto denunciato le condizioni drammatiche in cui versano in questo momento i nostri penitenziari. Allora, qui in questo decreto, in questo disegno di legge, c'è una previsione di un nuovo reato, che è il reato di rivolta all'interno di un istituto penitenziario. Noi abbiamo ascoltato qualche audito prima di lei e io ho ascoltato anche qualche direttore di penitenziario che ci hanno detto che sono molto preoccupati da questo nuovo reato, perché dicono rischia di aggravare la condizione dei penitenziari, perché se venisse applicato in maniera rigorosa questo nuovo reato, che punisce anche la resistenza passiva, potrebbe determinare una riduzione del flusso in uscita dei detenuti, perché ovviamente se si applicassero le pene previste da questo reato, questo potrebbe produrre appunto addirittura un aggravamento delle condizioni interne alla penitenziaria. Allora io volevo chiederle, lei ritiene che sia strettamente necessario un reato nuovo come quello che è previsto da questo disegno di legge, o anche lei condivide le preoccupazioni che altri hanno espresso rispetto al rischio di incidenza sulla condizione attuale dei penitenziari? E in secondo luogo, secondo lei la parificazione che c'è in questo nuovo reato tra resistenza passiva e resistenza attraverso violenza o minacce, questa parificazione normativa, non rischia in qualche modo di incentivare addirittura i comportamenti di protesta violenta, visto che non c'è alcuna differenza di trattamento tra chi fa una resistenza passiva, quindi non entra in cella, e chi invece utilizza comportamenti violenti? Non condivide lei questa preoccupazione anche sotto questo profilo, che rischia appunto di incentivare magari comportamenti violenti anziché disincentivarli? Grazie senatore. Senatore De Cristofaro, poi alla fine risponde a tutti. Sì Presidente, grazie. Naturalmente anch'io nel ringraziarla delle cose che ci ha detto, volevo in realtà collegarmi alle cose che ha detto adesso il senatore Bazzoli. Lei ha fatto riferimento tra le varie cose, per esempio a una situazione specifica, quella del carcere di Poggio Reale, ci ha detto 2100 detenuti, mi pare che un padiglione è ancora chiuso, giusto? Quindi la chiusura del padiglione fa sì che i detenuti dovrebbero essere, per essere alla norma, 1300, quindi c'è una capienza, ci sono 800 persone in più, quindi quasi la metà Senatore, 1600 è calibrato l'istituto, la sistemazione
1600 è calibrato con tutti i padiglioni aperti, siccome c'è un padiglione chiuso diventa 1300. No, ci mancherebbe. Assistenza sanitaria. No, non fa niente, Presidente, va bene. Assistenza sanitaria a Poggio Reale è calibrata per 1600 detenuti. Esatto. 2150, la differenza, il sottoscritto va a bussare dall'assessorato alla sanità alla regione per far dare soldi e medicinali all'istituto di No, però la domanda... dottore, ma infatti la domanda è esattamente questa, cioè la domanda molto stringente è, a fronte di questo tipo di situazione, cioè sovraffollamento gigantesco, clamoroso e quindi evidentemente anche una totale condizione di stress per il detenuto, perché io immagino che se in una cella stanno in 7 e dovrebbero stare in 3, questa cosa genera un elemento di stress molto forte. Allora la domanda è, non crede, non c'è il timore che per come è strutturato questo provvedimento, che da una parte aumenterà inevitabilmente la popolazione carceraria, c'è stato detto anche da altre persone che stiamo audendo in questa commissione, perché è inevitabile, aumentano i reati, aumentano le fattispecie e quindi aumenta la popolazione carceraria. Dall'altra parte, introducendo questi altri reati, per esempio questo di resistenza passiva, ancora insistono su questo tema, non crede davvero che in questo modo si arriva a una situazione totalmente esplosiva? Ora, io glielo chiedo anch'io, in una situazione in cui il detenuto è sottoposto a un forte stress per una condizione oggettiva non imputabile a lui, ma imputabile a una carenza dello Stato, un comportamento per esempio come quello della resistenza passiva che non c'entra nulla con la resistenza attiva, in quel tipo di condizione, francamente associarlo alla resistenza attiva diventa davvero discutibile, fino anche dal punto di vista etico, in questo tipo di situazione. Quindi le chiedo lei cosa pensa rispetto al rischio che il provvedimento aggravi in maniera ancora più clamorosa una situazione che è già purtroppo molto grave di per sé. Bene, grazie senatore De Cristoforo, anche per la sintesi. Senatore Rastrelli. Ringrazio anche io il Presidente Capece naturalmente per la presenza, per le sollecitazioni, per il quadro allarmato ed allarmante che ha voluto riferire alla Commissione dello stato di degrado delle carceri per una lunga, lunghissima stagione di lassismo in cui il tema degli istituti carcerari non è stato al centro della agenda politica. E quindi comprendo il grido di dolore del Sappe che lei rappresenta rispetto a una situazione che ha visto progressivamente incancrenirsi una serie di criticità. Ciò detto, noi abbiamo assistito nel recente passato a una recrudescenza delle rivolte all'interno degli istituti penitenziari. Molto spesso addirittura coordinate tra loro, tra diversi penitenziari, troppo spesso sapientemente organizzate, con la obiettiva difficoltà anche per le regole di ingaggio e per il quadro normativo di far fronte a queste rivolte. Allora chiederle nello specifico, ed è lo stesso tema sollevato dai colleghi, ma sotto altra angolazione, se la introduzione di un reato di rivolta per determinati tipi di resistenza passiva, oltre che per naturalmente la rivolta vera e propria, se non possa costituire invece uno strumento anche a disposizione della polizia penitenziaria, insieme a precise regole di ingaggio, per riportare finalmente una cornice di legalità all'interno degli istituti. Grazie. Grazie senatore Rastrelli, senatore Giorgis, poi Cataldi, poi Stefani. Prego senatore Giorgis. Grazie. Guardi, dottor Capecci, io la voglio ringraziare pubblicamente, queste sono audizioni registrate, ci possono seguire anche da remoto e rimangono agli atti. Io voglio in questa circostanza ringraziare perché lei ha usato parole che sono di verità. Oggi il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale, lei ha detto, da rendere
la condizione degli agenti, la condizione lavorativa degli agenti è insostenibile, ma soprattutto, ha detto lei giustamente, snatura, tradisce, viola quella che è la funzione istituzionale degli istituti penitenziari. Non ci sono le condizioni per garantire nessuna funzione rieducativa all'interno degli istituti penitenziari. Detto da lei, io credo che questo abbia, diciamo, una certa importanza, perché lei conosce bene come sono gli istituti penitenziari. Li frequenta, ascolta gli agenti, e sono rimasto anche favorevolmente colpito dalla sua considerazione sul fatto che ci sono circa 23.000 detenuti che hanno una pena da scontare che renderebbe possibile l'applicazione di misure alternative, ma che non ne possono beneficiare per ragioni materiali. Lei ricorderà che negli anni passati fu fatto un progetto, è un investimento sperimentale promosso da Cassa Depositi e Prestiti per reperire dei domicili a tutti quei detenuti che, pur avendo giuridicamente la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare, non dispongono di un domicilio idoneo, per ragioni naturalmente di povertà, per ragioni di carattere materiale, e attraverso quel progetto furono, come dire, resi, fu insomma, consentito a diversi detenuti di accedere a misure alternative che questi detenuti avevano diritto di avere. Quel progetto però è stato abbandonato, anziché essere rifinanziato, dopo che aveva dato buona prova, dopo che c'era stata una considerazione, una valutazione positiva da parte di tutti gli operatori, quel progetto è stato abbandonato. Così come il progetto che lei adesso ha richiamato della trasparenza. Io spero che questo governo voglia prendere sul serio il suo invito a far conoscere di più le carceri, la condizione in cui versano le carceri. Ci fu la predisposizione di un piano per garantire telecamere in tutti gli istituti penitenziari, a tutela degli agenti anche. Questo piano si è fermato, non è più stato realizzato. Insomma, c'è il tema sanitario, la sanità in carcere è decisiva. Quindi io quello che più che chiederle, se, perché la ci ha già risposto nella sua relazione, se oggi ha senso aumentare il numero delle pene, aggravare le pene, quindi no, introdurre nuove fattispecie di reato, aggravare le pene, se questo ha un senso, cioè se può avere una sua efficacia. Con degli istituti penitenziari in queste condizioni è evidente che non ha nessuna efficacia rieducativa, non ha nessuna efficacia preventiva, non ha veramente senso. Quindi io concludo ringraziandola e chiedendole di, come dire, consegnarci magari un testo scritto nel quale evidenzi quelle che sono le condizioni della quasi totalità degli istituti penitenziari e soprattutto il tema della conoscibilità attraverso sistemi di telecamere, attraverso sistemi di trasparenza che rendano davvero tutti consapevoli della condizione in cui oggi versano i nostri istituti penitenziari. Bene, grazie senatore Giorgi. Senatore Cataldi, prego. Posso solo almeno scusarmi col dottore, devo andare in aula perché purtroppo alle 9 vabbè, ma c'è la lettura dei verbali comunque. Abbiamo ancora 10 minuti, su. Senatore Cataldi. Magari ci colleghiamo. Non è ancora iniziato. Faccio collegare l'ufficio per... grazie, io per esempio devo intervenire, quindi non posso non ascoltare. Allora, senatore Cataldi. Grazie Presidente. E, dottor Capece, lei ha descritto un quadro complesso, una situazione che richiede sicuramente un intervento. Mi pare anche di capire che lei abbia suggerito delle soluzioni, una che riguarda la dotazione anche strumentale, l'altra soluzione che sembrerebbe insomma una soluzione da adottare a breve termine, perché ha parlato di questa fetta di popolazione carceraria che potrebbe effettivamente non stare in carcere. E questo va bene, però all'origine di tutto, questo mi sembra trapedi anche delle sue parole, che anche queste rivolte traggono origine da un disagio legato al sovraffollamento, e forse anche al tema della rieducazione. Quindi io quello che devo dire, queste soluzioni vanno a intervenire sugli effetti, ma per curare le cause. Intanto oggi, quali sono gli effetti e come viene compiuta la rieducazione? Spesso la popolazione carceraria
se è popolata di persone che vivono magari in sacche di disagio sociali, c'è una povertà anche educativa che potrebbe, no, averli posti in una condizione in cui molti di noi non si trovano proprio grazie al contesto sociale in cui sono vissuti. Quando si parla anche di edilizia carceraria, ecco quello che le vorrei dire, la rieducazione può essere facilitata anche da un'edilizia carceraria che possa creare degli spazi destinati alla rieducazione. A volte ho sentito parlare anche di attività, ad esempio, che i detenuti potrebbero svolgere in modo sociale, come il teatro. Quindi voglio dire, a volte anche la cultura, l'educazione, spazi che possono essere destinati a far crescere dentro queste persone anche l'idea che si possa costruire un futuro diverso da quelli che sono abituati a vivere. Abbiamo affrontato tempo fa il decreto Caivano, sono successe cose terribili, ma è anche vero che nascere a Caivano ha un significato profondamente diverso rispetto a chi ha la fortuna magari di nascere in un contesto culturale dove quel modo di vivere è semplicemente l'unica strada percorribile. Allora credo che a queste persone si debba anche dare la possibilità di immaginare un futuro di vita diverso, e per poterlo immaginare bisogna cominciare a costruirlo da subito, dal momento in cui si sta magari all'interno di un carcere dove, diciamo, bisognerebbe riuscire a sostituire le rivolte con delle attività che possano creare formazione, rieducazione, reinserimento sociale. E quindi sì, d'accordo, si può sedare la rivolta, sarebbe meglio risolvere il problema che porta al sorgere di queste rivolte. Se può dirci qualche parola sul suo pensiero in merito a questo e anche soprattutto a questo tema dell'edilizia. Grazie. Grazie senatore Cataldi. Senatrice Stefani, poi una breve replica del segretario. Sì, le ringrazio Presidente, ringrazio il segretario per l'intervento di oggi. Volevo solo chiedere, poiché in questo disegno di legge si parla di questioni di sicurezza, e la sicurezza anche all'interno del carcere, che la sicurezza è sia per i detenuti sia per il personale, le chiedo una sua opinione sulla questione, anche se non è all'interno di questo provvedimento, del reato di tortura e l'effetto che si è avuto sulla concreto esercizio anche delle vostre modalità operative. Grazie senatrice. Ecco, segretario, se lei in 5 minuti riesce a contenere la sua risposta, perché l'Aula sta per iniziare. Prego. Poi ci può mandare un contributo scritto e lì non ci sono limiti. Prego. Vi è sospinto qualsiasi la riforma, le proteste si può la battitura dei ferri, delle cose, dell'inferriato, tutto quello che si vuole. Non si può continuare a distruggere le carceri, perché comunque le carceri alla fine la ristrutturazione è a carico del cittadino, è a carico del contribuente. Molte volte sono forme di protesta, a mio avviso, senza un costrutto, perché molte volte vengono strumentalizzate. Vorrei citare il caso di Torino, sottosegretario Giorgis. Guarda caso, il carcere minorile, che è d'accordo col carcere maschile, e in contemporanea fanno una forma di rivolta. Quindi, cioè, voglio dire, molte volte sono delle regie occulte che gestiscono le carceri. Forse la deterrenza del reato a qualcuno potrebbe far pensare due volte. Non sono più i detenuti di una volta, ignoranti o quant'altro. Oggi c'è un'altra tipologia di detenuti. Detenuto che va in carcere consapevole di una scelta di vita che fa.
perché i poveracci ci sono, ma sono quelli che vengono usati dai criminali quale strumento. Vediamo il caso dei psichiatrici. Catanzaro, un detenuto psichiatrico, i detenuti alza sicurezza dicevano a questo detenuto psichiatrico: vai e prendi a cazzotti quella gente, quel poliziotto. Perché poi il psichiatrico non risponde di niente. E lui, l'altro soggetto, è andato ad incutere paura nei confronti del poliziotto, che poi è costretto a lasciare il servizio e andare all'ospedale per farsi refertare. Cioè, ci sono molte cose che, a mio avviso, se non lo si vive il carcere... Io ho fatto il comandante di reparto qui al carcere di Naceli. Io so che significa vivere in mezzo alla gente e in mezzo al detenuto. Non è tutto da buttare. Ci sono una parte di soggetti detenuti i quali sono consapevoli e accettano il percorso trattamentale, ma quello che ci chiedono, senatore, i detenuti ci chiedono il lavoro. Il lavoro e il lavoro. Quando non hanno niente, abbiamo aperto le sezioni, aperto le celle, i detenuti che sono all'ozio, che cosa fanno? Qualsiasi scintilla, qualsiasi scontro è l'occasione per fare la rissa, per imporre che cosa? Chi deve gestire la sezione? Perché quando qualcuno ha voluto aprire, fare la vigilanza dinamica, il poliziotto l'abbiamo tolto dalla sezione detentiva e l'abbiamo messo nel box chiuso, è chiaro che il detenuto che ha una spessura delinquenziale maggiore va a rubare al suo collega le sigarette, va a rubare la felpa, va a rubare quello, e quello che è psicologicamente più labile non reagisce, perché sa che lì c'è. I stessi detenuti chiedono: no, noi vogliamo il poliziotto fisso sempre in mezzo a noi. La nostra presenza sa quante vite salva i detenuti. Spesso questi si chiudono quando c'erano le celle aperte. Adesso con la media sicurezza, con una circolare fatta dal sottosegretario Stellari e quindi con l'amministrazione, il detenuto rimane aperto, però in certe ore vengono chiusi per la forma di controllo. Perché prima le celle aperte, tutti circolavano, mentre alcuni giocavano nella saletta col ping pong, col biliardino, qualcuno che... ripeto, ha la sentenza negativa o problemi vari, si chiude nel bagno e si toglie la vita. Quando invece circola il poliziotto, quindi una servizio di vigilanza statica presente, beh, noi passiamo, controlliamo, vediamo, percepiamo se quel soggetto ha dei problemi. Quando io dico che il poliziotto nella sezione contemporaneamente, ma non la mattina ci sono tutti, quando il pomeriggio il nostro poliziotto penitenziario, sapete cosa fa? Fa il cappellano, l'educatore, lo psicologo, il medico e poi anche il poliziotto. Perché il detenuto chi si trova? Si trova quest'uomo in divisa. Quanti facinorosi vogliono strumentalizzare e fare caos, fare distruzione? A mio avviso ben ha fatto il legislatore a dire: istituiamo il reato di rivolta o di quant'altro, è una forma di dissuasione, per cui il soggetto, non il detenuto manovalanza, ma il soggetto intelligenza, sa che se viene scoperto, perché poi la nostra intelligenza come polizia penitenziaria che funziona in carcere individua e denuncia l'autorità giudiziaria, quindi se deve fare 10 anni, 20 anni, se deve fruire dei benefici con questo reato non gli fruisce più i benefici e quindi ci pensa due volte. Quindi a mio avviso è una forma di deterrenza. Date più attenzione, per cortesia, all'uomo che rappresenta lo Stato, l'uomo o la donna in divisa. La polizia penitenziaria non può controbattere ai droni con le fionde. Noi vogliamo creare un nucleo antidroni. Il drone che, come è successo a Frosinone, che ha portato la pistola in carcere, come facciamo noi a intercettarlo? Se non abbiamo uno strumento tecnologico che quando il drone passa sul perimetro penitenziario viene intercettato e abbattuto e sequestrato. Invece queste cose non ce le abbiamo noi. Molte volte facciamo la guerra contro i mulini a vento.
La polizia, noi abbiamo tanti ragazzi validi, però non abbiamo il supporto tecnologico. Quando vogliamo, chiediamo il tesser, chiediamo la body cam, chiediamo uno strumento tecnologico per isolare le sezioni detentive. Migliaia di telefonini entrano in carcere, non vi dico come, ma ve lo lascio immaginare. Il detenuto che viene da fuori, che nasconde nelle parti intime i telefonini, perché i telefonini ormai sono talmente piccoli che li nascondono nelle loro parti intime. Quando arrivano in carcere che si sono inghiottite decine e decine di ovuli di droga, è sempre la polizia penitenziaria che deve fare attenzione e prevenzione. Ma dateci gli uomini e dateci gli strumenti. Non so se ho risposto a tutte le domande, molto genericamente. Ci può mandare, segretario, una memoria integrativa. Le chiediamo scusa, ma dobbiamo andare in aula. Grazie mille. Grazie, senatore, grazie. Sottosegretario, grazie mille, arrivederla. Sì, va bene, però una brava persona, fatti. Perché per noi il Poggioreale è il carcere simbolo in Europa. Segretario, grazie mille. Grazie, aspettiamo Presidente. La sua memoria. Grazie. Grazie, senatrice, grazie. È carcere simbolo del tutta, in Europa. Noi abbiamo...